Buongiorno a tutti. Allora, mi fa piacere venire dopo questa mattinata perché riprenderò le fila del discorso di una serie di cose. Anche quello che ha detto il direttore stamani in alcuni punti è stato, ne calcherò alcuni e mi ricollegherò all'intervento di Roberta, anche se alcune cose sembrano alternative, in realtà spieghiamo il perché. E mi fa piacere anche che qualcuno abbia parlato di analfabetismo tecnologico. Ecco, secondo me non è un problema di tecnologia, assolutamente. La tecnologia è un problema culturale che è facilissimo da superare, credetemi. È molto più importante, secondo me, che voi capiate cosa potete fare prima di come farlo. Perché il come, vi assicuro, vi basta un pomeriggio con Roberta Milano o con chi si occupa di queste cose e siete in grado di farlo. Io mi sono occupato mi presento da solo, come diceva Robert, fino allo scorso anno ero il direttore marketing e comunicazione della Fondazione Sistema Toscana e il mio mestiere ho una formazione di marketing e comunicazione, non un background turistico e incidentalmente mi sono trovato a guidare la campagna Voglio Vivere Così e altre cose della regione toscana e mi ha proiettato in questo mondo. Quindi se dal lato turistico vi dico delle cose, insomma, che già sapete perché. Non vi parlerò del mio lavoro, se volete approfondirlo trovate tutto a questo indirizzo, è uno Storify dove dentro c'è la case history completa, tutti i video, tutti i risultati che abbiamo ottenuto, potete guardarvelo da soli, insomma, senza nessuna complessità. Vorrei non parlare di tecnologia, il problema è che la tecnologia in realtà c'entra molto. E c'entra da un po' di tempo. Tutto quello che abbiamo visto stamani in realtà è abilitato dalla tecnologia. Questo mondo non esisterebbe. Il modo di promuoversi oggi in ambito di promozione turistica, di turismo, di destinazione è di fatto un frutto della tecnologia. E la tecnologia, quando è iniziato tutto questo? È iniziato da un bel po' e il turismo è stato il primo settore a venire sconvolto dalla cosiddetta rivoluzione digitale. Questa è la copertina di Time del 2006, quando al posto del personaggio dell'anno fu messo in copertina la parola you e un computer ad indicare le persone che con i loro contenuti, in questo caso veniva inteso, stavano contribuendo a far nascere la cosiddetta rivoluzione digitale. Questa è la copertina di Time di un mese fa, The Me Generation. Non c'è più il computer. Non c'è più la parola me, ma c'è la parola, non c'è più la parola you, ma c'è la parola me ripetuta 3 volte, e c'è un cellulare. Il minimo comune denominatore tra l'immagine precedente e questa è la connessione, è la rete, è internet. E il marketing è di fatto totalmente sconvolto da questo cambio di paradigma e cambio di comportamenti delle persone. Tutto il marketing, non solo il marketing turistico. Di fatto le persone parlano tra loro. E succedono dei fenomeni strani, stamani ne ha accennato il direttore, ed è qua che ci dobbiamo focalizzare. Prima di sapere come utilizzare gli strumenti, vediamo come cambiano i comportamenti delle persone in base a questi strumenti. Intanto ve ne dico uno. Questo è il classico pipeline di acquisto, quindi c'è uno stimolo che di solito è la pubblicità. C'è un primo, quello che si chiama il first moment of truth, cioè un primo momento della verità, quando io vado al supermercato o in agenzia di viaggio e mi compro quello che qualcosa mi ha invogliato a comprare. E il secondo momento della verità, quando io faccio l'esperienza. Ecco, questo non esiste più, perché adesso c'è quello che si chiama zero moment of truth. Cioè io prima di comprare mi faccio un'opinione. E dove me la faccio? Online, l'avete detto tutti sottovoce, potete dirlo. Di fatto la pubblicità, tra l'altro, c'è un'altra complessità. Avete visto lo stimolo iniziale? Di fatto però quello stimolo iniziale è diventato molto complesso da essere provocato. La pubblicità non funziona più. Recentissima ricerca Nielsen da Italia, poi magari Vincenzo su queste cose dirà con dati alla mano più certi dei miei, mi sembra però di ricordare che recentissima ricerca Nielsen dice che
la fiducia nella pubblicità degli italiani è il 6%. Sapete cosa c'è meno della pubblicità? Bravi. Fate un esperimento. Provate a pensare voi qual è l'ultima pubblicità che avete visto che vi ha provocato un comportamento d'acquisto. Attenzione, non la pubblicità che vi ricordate. È differente perché ci si ricorda la pubblicità, ci si ricorda la creatività, ma come dice Gianluca Diegoli è come essere invitati a regalare un biglietto del cinema per un film di cui non siete protagonisti, ma non ci si ricorda il prodotto e soprattutto non genera un comportamento d'acquisto. C'è? Esiste qualcuno? Mi farebbe piacere se avete visto una pubblicità che ha provocato un comportamento d'acquisto. Stamani il direttore ha citato la forma di comunicazione pubblicitaria che funziona di più è la televisione. È vero perché ovviamente si va sulla legge dei grandi numeri. Però io mi ricordo come Eric Qualman su Socialnomics dice che, mercato americano, un po' differente dal nostro, soltanto il 18% delle campagne televisive tradizionali, televisive, genera un ritorno di investimento positivo. 18%. Quindi il ritorno della pubblicità televisiva va probabilmente in quello che già citava stamani il direttore, costruzione del brand, costruzione dell'immaginario. Probabilmente un territorio se lo può permettere, soprattutto se c'è governance pubblica, un'azienda inizia a poterselo permettere un po' meno oggi. Anche perché ci sono dei fenomeni, questo Wired uscito stamani, Wired US, 5 milioni di americani non hanno la TV a casa e guardano la TV, come dice nell'articolo, forse non si legge, à la carte, cioè on demand, attraverso internet. Anche questo l'ho visto oggi venendo, leggendo sull'iPad, su Wired italiano. In Italia Sky sta per fare una cosa del genere. Quindi anche la pubblicità televisiva dovrà essere assolutamente ripensata. Di fatto è iniziato ad entrare nell'ottica di idee che non è mai la vostra promozione, ma la conversazione di qualcun altro che provoca comportamenti d'acquisto, ed è stato ampiamente detto stamani. Conversazione su cosa? E conversazione in che modo da approcciare? Le persone parlano, sia che voi ci siate, sia che voi non ci siate in rete. Se non ci siete, parlano di voi allo stesso modo. Non vorrei parlare di TripAdvisor, poi ve la prenderete con Joseph quando salirà sul palco lui. Però mi stupisce, ad esempio, alcuni fenomeni. Conoscete Oyster? Oyster è un sito di Booking che si diverte a mettere a confronto le foto ufficiali degli hotel con le foto fatte da loro. Ne ho scelte solo due, poi chi si vuol divertire segue questo link della presentazione e va a vedersi l'intera gallery. Queste foto che vedete sono le foto ufficiali delle brochure. Questa è la foto vera. Questa di sotto è la foto della brochure, cioè il modello che esce con il surf in mano dalla piscina dell'hotel. Io mi immagino una piscina di 100 metri. Questa è la foto vera della piscina. Capite che non può funzionare? Voi ci andreste mai in una struttura così? E se non... Queste cose ormai è talmente semplice riuscire a trovarle che dopo aver visto o aver consultato i propri social network, il 40% dei viaggiatori cambia un elemento della loro destinazione, perché ovviamente contribuisce pesantemente alla scelta. Social media, social site. È molto complicato, perché oggi l'ha accennato anche Roberta questo. Parlando di social media si compiono, secondo me, un paio di errori strategici molto importanti. Il primo è il cosiddetto errore del Titanic, come chiamo io. Cosa vedete in questa foto? Ecco, tutti voi sapete che la parte sommersa dell'iceberg è molto più importante di quella emersa. La faccio breve. Quando vi arriva
un qualsiasi consulente che vi dice facciamo una strategia, facciamo un po' di Facebook, un po' di Twitter, un po' di Pinterest, è come se vi facesse vedere solo questo. In realtà parlare degli strumenti è parlare di una minima parte di tutto quello che è necessario conoscere per avere successo nei social network. Tra l'altro, parlare degli strumenti è come se io vi fornissi soltanto gli ingredienti di un dolce, questi sono gli ingredienti della pastiera napoletana, senza dirvi come utilizzarli. È come se io vi dicessi, vi do il canale ma non focalizzo sui contenuti. È molto più importante sapere cosa metto su quegli strumenti, è molto più importante sapere come utilizzo questi ingredienti per raggiungere l'obiettivo rispetto a sapere quali sono gli ingredienti. Obiettivi, strategia, contenuti, strumenti, rigorosamente in quest'ordine. Il turista sta cambiando, turista, viaggiatore, anche questo è stato ripetuto e vado avanti veloce, di fatto i turisti scelgono in maniera differente. Questa è una foto vera di un tour operator portoghese, è una brochure che tengo in mano io all'ufficio del turismo di Lisbona, in cui qual è la value proposition di questo tour operator? Dice ai turisti, non volete fare i turisti? Fate un viaggio con noi. We hate tourism tour. Lo dice spesso anche Roberta. La parola turistico, se io vi dico è un ristorante turistico o una località turistica, non ha un'accezione totalmente positiva. Minimo vi viene in mente che c'è tanta gente inflazionata, che è banale, che è una località di massa. E i turisti stessi iniziano a non volersi più chiamare turisti. E non è solo colpa di TripAdvisor. Il digitale ha portato altri fenomeni. Perché figli diretti del digitale ci sono ad esempio i fenomeni del low cost, Airbnb. Sono tutte cose che esistono solo e trovano ragione di esistere solo attraverso una proposizione del digitale. Accettereste voi di viaggiare come ho viaggiato io stamani con Ryanair 10 anni fa? Probabilmente no. Minimo picchiate le hostess. Eppure si accetta, il volo è diventato una commodity talmente scontato che io accetto anche una serie di scomodità e la proposizione del valore mi arriva da altro. Ce l'ho io i tempi, tranquillo. Stai tranquillo. Ad esempio, guardate questa startup. Questa è una startup all'incubatore di Roma, si chiama Vanderio ed fa il lavoro che fa Kayak, quindi aggrega, ricerca e vi dà vi confronta le itinerari di viaggio. Che cosa ha in più? Perché ve la faccio vedere? Perché oltre al prezzo, alla distanza e a tutta una serie di altri criteri di scelta, ne mette uno secondo me molto interessante, perché vi permette di orientare, di ordinare le vostre ricerche con le emissioni di CO2. Questa è una nuova sensibilità. Ci sono turisti che decidono di viaggiare in maniera più sostenibile e se io gli ordino i miei risultati di ricerca mettendo prima quelli più sostenibili è molto utile per loro come classificazione. Ecco, sulla sostenibilità un territorio come il vostro ha tantissimo da dire. Su tutto il fenomeno della sostenibilità del viaggio e del territorio. Si dice sempre che non scelgono più la destinazione i turisti, i viaggiatori, scelgono le esperienze e vi faccio vedere due cose. Io sono un fan dell'Australia, ne abbiamo parlato mille volte, però adesso ve la uso come benchmark negativo. Questo è il video, tengo il volume basso, ci parlo sopra. Lo abbasso io. Questo è il video recentissimo uscito adesso dell'Australia, tutto incentrato sull'experience. In pratica il succo è fa vedere una serie di bellissime immagini, voi siete tanti, diventate tutti esploratori dell'Australia. Molto bello, non sono riuscito a finire di vederlo su YouTube. Non ce l'ho fatta, cioè, eppure a parte è lungo, ma non ce l'ho fatta, vabbè, è bellissime immagini, giovani che si divertono, ok, ma non è che deciderei mai di andare in Australia vedendo questo video. Molto più bello, e questo invece ve lo faccio vedere tutto, dura 2 minuti, è questo.
What part of I'm busy don't you understand? Excuse me, an urgent package has arrived. Urgent? Who is it from? You. From 20 years ago. Thank you. What? Surprised? You probably don't even remember. If you're watching this, it means that 20 years have passed. I'm hoping our hairline isn't receding and that we don't have a large gut. As I know you, or rather, as I know myself, we may have forgotten quite a few things we learned during this summer. So, I've decided to record this video to remind you of them. Remember the time when we were travelers, not tourists? When we were drawn by curiosity, not by a book. When we didn't need to make plans to have a good night. You remember. If you're happy, turn this video off. Ah, I see you're still there. The future. Did we marry her? No. Did you take my earring off? Well, after all, you are old enough. Remember, we always had time to make friends. And to learn. To learn that there was a time when the whole world said it can't be done. And the hopes of a country demonstrated that the world was wrong. And above all, remember that life is a succession of events, and that it all depends on how we live them. Wherever you are in 20 years' time, or rather, wherever we are in 20 years' time, remember when we came to Peru. Darling. You'll be home late, won't you? Have you ever been to Peru? Whatever you need is now in Peru. No, 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 applaudite me, io. Non vi dico niente, poi ricordatevelo solo quando poi vi accenderò io allo storytelling e oggi ve ne parlerà Mafe, perché qua c'è tutto, c'è la parte emotiva, c'è lo storytelling, questo è secondo me in assoluto la cosa migliore che ho visto nell'ultimo periodo. E come condividono i nuovi viaggiatori le esperienze? Ora, questa è un'operazione fantastica, ma torniamo a voi, i vostri turisti, i vostri ospiti, come condividono le esperienze? Ve l'hanno detto? Ormai le esperienze si condividono in tempo reale. Voi dovete essere bravi a farle raccontare a loro la storia in tempo reale. Tutti condividono ormai attraverso dispositivi mobili. Gli date il wifi free, vero? Offrite tutti il wifi free. Sapete che il 50% dei turisti inglesi cambia destinazione se non trova il wifi free? È come dire, sì, l'acqua calda c'è, però se la vuoi la paghi a parte. Ecco, è la stessa percezione, il wifi deve essere dato free. Trovate un altro modo per farglielo pagare, mettetelo nel prezzo della camera, ma non fate pagare il wifi. È un elemento disincentivante, anche perché tutti ormai utilizzano i dispositivi mobile. Questa è una foto della proclamazione di Papa Ratzinger del 2005. Questa è una foto della proclamazione di Papa Francesco del 2013. Che c'è di differente? Ormai tutto è mobile, l'81% degli utenti di smartphone accede a internet in mobilità, tutto il fenomeno del food spotting, talmente diffuso e talmente food spotting, food porn, chiamatelo come volete, che anche istituzioni un po' più plafonate si sono accorte del fenomeno. Questa è un'infografica dell'associazione Sommelier di Catanzaro, che ha giocato su questo fenomeno
ma l'iPhone si mette a sinistra del piatto o a destra, cioè, sbaglia responsabilmente almeno. La trovo assolutamente geniale. Ristorante, questo è sempre a Lisbona, fotografato. Metti il tuo cellulare qui, in ogni tavola c'è un cestino, il primo che lo usa paga il conto. Ormai è un fenomeno assolutamente, dico, molto interessante. Io pago sempre io in questo caso, pagherei sempre io. È un fenomeno talmente importante per voi che dalla famosa ricerca che qualcuno ha citato stamani, Travel di Google, l'ultima del dicembre 2012, si vede che il primo motivo per prenotare dai vostri siti è che i vostri siti non si vedono da mobile. Magari ancora sono fatti in flash, che ne so, o comunque non sono pronti tecnologicamente per essere consultati da mobile, perché adesso così vengono consultati. Non vi dico io che cosa dovete fare, insomma è abbastanza chiaro quello che dovete fare. Salto un po' di slide, ecco, bravo. Intanto vi faccio vedere, vi ricordate questa, e vado diretto, anzi no, non salto niente perché mi serve, perché Robert mi voglio contraddirlo. Che cosa vuol dire andare a lavorare sull'experience, sulla ricordabilità di un'offerta? Vuol dire far emergere gli aspetti, anche attraverso lo storytelling, legati all'emotività. Vi faccio un esempio concreto che non riguarda l'esperienza turistica, ma riguarda i prodotti, che è più semplice da capire. Questa è una startup di Verona, si chiama Treewine, che semplicemente, come una volta faceva il club degli editori, vi ricordate, tutti i mesi vi spediva a casa i libri, vi ricordate, quelle formule in abbonamento. Loro tutti i mesi, se voi vi abbonate, con 29 euro vi spediscono a casa 3 bottiglie di vino. Innovatività zero. L'innovatività invece c'è e molta nella proposizione dell'offerta, perché non vi danno il vino. Loro vi danno il vino e un librettino con le ricette da abbinare a quei vini, la storia dei vini e perché l'abbinamento di ogni vino. Cambia un po', cambia moltissimo. Loro non vi vendono 3 bottiglie di vino, vi vendono l'esperienza già preconfezionata, voi non dovete fare nulla, unita all'aspetto emotivo dell'unboxing. Voi vi arriva a casa tutti i mesi la scatola e chissà cosa ci sarà dentro, come se tutti i mesi è Natale ricevendo queste bottiglie di vino. È molto interessante come modello. Torniamo sul travel, ospitalità. Questo è un agriturismo in provincia di Viterbo, si chiama La Piantata, ha 3 camere sole, il bello è che queste 3 camere sono sull'albero, sono 3 camere di lusso, di legno, completamente ultra high tech, in cima a degli alberi, in mezzo a dei campi infiniti di lavanda. Se non ci credete provate a chiamare, è tutto pieno per non so quanti anni, ovviamente, costano anche abbastanza care queste 3 camere. Tenetelo lì. Questo ve lo dico per 2 motivi. È un'offerta piccolissima, super di nicchia, è un'offerta che si racconta, se si racconta e si comprende immediatamente, ed è esattamente l'offerta, non vi voglio parlare di coda lunga dal punto di vista economico, non mi interessa, però il fenomeno che si crea sì, quindi se non sapete cos'è la coda lunga andate su Wikipedia, andate a vedere, significa la valorizzazione delle offerte di nicchia in soldoni, ma quello che mi interessa è che più si va verso la fine della coda lunga, quindi più l'offerta diventa davvero di nicchia e più aumenta la percezione del valore, e anche qua avete tantissimo da dire. Aumentare la percezione del valore significa che le persone spendono di più. E soprattutto che non vi... Se io voglio andare alla Piantata, non mi interessa se l'agriturismo vicino mi fa un prezzo minore, io voglio andare lì. Ecco che vuol dire percezione del valore. Significa che non c'è più la spirale riduttiva dei prezzi. Se io mi differenzio specializzandomi su una nicchia, ho già vinto. E grazie a internet riesco a comunicare a quelle persone per i quali, come diceva il direttore stamani sui contenuti, parlando delle farfalle, quella nicchia è rilevante. E
guardate, la coda lunga non vuol dire one size fits all, cioè non vuol dire la stessa offerta posizionata in maniera differente per tante persone, no. Una coda lunga vuol dire che deve essere davvero un'offerta di nicchia, non un repackaging dell'offerta, se ne accorgono subito, eh? E soprattutto andando verso la fine della coda lunga c'è l'effetto di percezione di unicità. Se io trovo un'offerta che è fatta per me, io sono disposto a spendere di più. Guardate, sulla personalizzazione dell'esperienza, tutti l'hanno capito. Tutti, Coca-Cola che scrive i nomi sulle bottiglie per personalizzare l'esperienza su di voi, questa è un'operazione commerciale piccolissima di una finta personalizzazione, che però ha funzionato per Coca-Cola tantissimo. La personalizzazione vera è un'altra cosa. Vi faccio vedere velocemente, poi non ve lo faccio vedere tutto, tanto ci sono i link, quello che ha fatto KLM Surprise. KLM. Armed with our social media toolkit, our little experiment began. Faccio io. KLM, come compagnia aerea, è difficile pensare a una personalizzazione dell'esperienza. Come si fa a personalizzare una cosa che per legge deve essere standard? Allora, loro hanno fatto un'operazione molto intelligente. Hanno intercettato i check-in e i tweet geolocalizzati delle persone che volavano con loro, hanno analizzato i loro profili social, cercando di capire cosa piaceva o cosa non piaceva loro, e gli hanno portato un regalo personalizzato nel momento in cui ci si annoia di più all'aeroporto, cioè dopo il security check, quando sto aspettando di imbarcarmi. Guardate la reazione delle persone. Omdat zij een heel sportief iemand is en een weekend Rome gaat doen, ja, is het misschien leuk als we haar zo'n Nike Plus bandje geven. Ja, wel heel leuk. Dan heb je dat niet nodig. Linda Bomhoff. 100% zeker dat het er is, want ze kreeg net een bericht, denk ik. Ik hoorde haar KLM zeggen. Goedemiddag. Je liet ons weten via Twitter. Ja. Dat je met ons reist vandaag. Ja. Dus we hebben een kleinigheidje voor je gekocht. Nou, wat leuk. Om je een hele fijne fijn weekend is het geloof ik, hè? Ja, weekend. Fijn weekend te wensen. En omdat je sportief bent kun je daar de afstand meten en hoe lang je erover doet. Hartstikke leuk. Maar het zit er wel niet goed voor je. Hoe heet je? Pim. Gelukkig hebben we je gevonden. Ja. Hoi. Hoi. Dag. Pim, je hebt laten weten dat je met ons vliegt vandaag naar Washington. Ja, dat klopt. Dus we willen je verrassen met iets, een kleine aardigheid. Je bent als van je iPad gestuurd, toch? Dus we hebben het een goed bon voor je, van 15 euro. Om apps te downloaden. Dat is leuk, dankjewel. Queste persone lo racconteranno quello che sta succedendo in tempo reale? Secondo me sì. Se possono scegliere in futuro voleranno con un'altra compagnia? Secondo me no. KLM fa anche di più. Se voi fate il check-in tramite il loro sito, vi permette, loggandovi con Facebook, di vedere se qualcuno dei vostri amici è sullo stesso volo, in modo da scegliere il posto vicino o lontano, se volete, da uno dei vostri amici di Facebook. Alla faccia della personalizzazione. Qui è modo di generare storie, perché tutte queste persone intercettate con un tweet sicuramente parleranno di quello che gli sta succedendo e citeranno KLM. Allora parlo di storytelling, ne parlo velocemente, perché insomma c'è Mafe oggi che ne parla, ma mi serve per portarmi alla fine della presentazione per farvi vedere un paio di video simpatici. Storytelling non vuol dire solo costruire una campagna come quella fatta dal Perù. Certo, quello è un'operazione di sistema, ho detto sistema, uccidimi, sono io che dico di non dirlo mai. Un'operazione molto di brand, molto importante. Queste cose le dico io, Robert. Nel 2009, quando TripAdvisor ha diffuso per la prima volta la classifica delle città più belle degli hotel più belli del mondo, al primo posto nel 2009 c'era Hotel Il Vecchio Asilo, San Gimignano, in provincia di Siena, una stella, 7 camere, 67 euro la doppia. Loro neanche sapevano di essere su TripAdvisor, se ne erano accorti perché avevano prenotato dal 2009 fino al 2011 e la signora intervistata disse: noi siamo troppo occupati a fare le torte fatte in casa, le marmellate. Ecco,
Questo è l'esempio di storytelling spontaneo, totalmente non costruito, senza sovrastrutture, molto ingenuo, che probabilmente nei nostri territori potremo anche riuscire ad attivare. L'idea del social media team diffuso, secondo me, va esattamente in questa direzione. Ma il meccanismo dello storytelling è così potente che io da una cosa del genere, che è 100% prodotto, e che quindi non c'è bisogno di sovrastruttura di comunicazione, posso riuscire a attirare l'attenzione, vi ricordate lo stimolo iniziale, anche su cose dove il prodotto di fatto non c'è. Guardate ad esempio questo video, che secondo me continua ad essere il migliore da questo punto di vista, non dell'hotel più bello del mondo, ma dell'hotel più brutto del mondo, che è diventato un caso di successo perché si è raccontato e posizionato in maniera molto creativa. Welcome to the Hans Brinker Budget Hotel, Amsterdam. A hotel whose lack of services and features makes it the most accidentally eco-friendly hotel on the planet. Avete capito? Accidentalmente this eco-commitment begins in the lobby. To lessen our impact on the environment, staff do as little as possible for guests. An eco-elevator ensures that the only energy spent going to the room is your own. Take a look around the Hans Brinker Eco Suite. To conserve space and energy, up to 7 guests can sleep in a single room. Telephone and 24-hour room service, minibar, satellite TV, just a few expenses our hotel is prepared to avoid to save our planet. Eco lighting, yet another feature. Every suite comes with a carbon-neutral eco-climate control system. It's also easy to use. Guest bathrooms are a celebration of cleanliness and eco-friendliness. Refresh yourself with our range of eco-toiletries and the eco-shower. We also ask you, the guest, to help honor our eco-commitment. Leave the towel on the rack. We won't wash it. Throw the towel on the floor. We still won't wash it. Let's visit the bar where a committed staff serves eco drinks. After your drink, allora, tra 100% prodotto, zero comunicazione, zero prodotto, 100% comunicazione, si può trovare il giusto mezzo, visto che noi, se permettete, in Italia e voi in Basilicata il prodotto ce l'abbiamo, e come? È come se ce l'abbiamo. Quindi probabilmente trovare il giusto meccanismo di comunicazione in questa direzione è solo un problema di creatività, guardate, tanto per rimanere nel tema vostro, ancora il tema vostro. E non sapete cosa raccontare? Iniziate raccontando voi stessi. Iniziate raccontando le vostre storie. Se non sapete da che punto partire, questo è l'unico consiglio che vi do, raccontate le vostre storie. Raccontate la storia della vostra famiglia, raccontate perché state facendo quel lavoro, spero che tutti lo facciate con passione, vi assicuro che è già un primissimo passo per andare nella giusta direzione. Basta questo a volte per umanizzare immediatamente un territorio e renderlo compatibile con queste nuove dinamiche di scelta. Vi faccio vedere, non l'ho fatto mai vedere questo, tanto anche se li hai visti te ne scordi, sei un pesce rosso ogni 30 secondi. Vi faccio vedere un video che non ho fatto mai vedere, ma che io trovo un'operazione assolutamente geniale. È il video che è la campagna che è stata fatta per il lancio di un libro, un'operazione culturale importante, solo che il libro è la autobiografia di Jay-Z, il famoso rapper. Capite che editorialmente già un'autobiografia è contemporanea, è molto povera. L'autobiografia di un rapper, forse la compreranno due fan, lui e la sua famiglia, serve come oggetto d'arredo. Eppure, grazie ad una campagna di storytelling geniale, è stato per 11 settimane, se non sbaglio, poi lo sentiamo nel video, in classifica tra i bestseller americani. 11 settimane, cioè neanche il Codice da Vinci.
partnership con Bing. Microsoft Search Engine. L'obiettivo del libro è vendere. L'obiettivo di Bing è incrementare il traffico. At the same time, we knew that Jay-Z would soon be launching his autobiography, Decoded. With one big idea, we harnessed this epic moment in pop culture, connected our client to a new demographic, and gave millions a reason to use Bing. We started by putting every page of Jay-Z's book out in the world, every day for a month, prior to the book's release. Capito? Cioè hanno preso le pagine del libro, le hanno attaccate in tutto il mondo dove quell'episodio di quella pagina è accaduto realmente. Cioè, io lo trovo eccezionale, una forma di storytelling circolare, quindi io riprendo quello che è accaduto nella realtà, mi prendo la pagina del libro e lo riattacco dove è accaduto realmente nel luogo vero, nel luogo fisico. Gucci made custom jackets stitched with a page. A Cadillac wrapped with pages paid homage to the birthplace of New York hip-hop. A page about Big Pimpin' covered the bottom of the Delano pool. Even a bronze plaque was installed in the Marcy Projects, where Jay-Z spent his childhood. We let the story on each page determine each location. The unique pages covered hundreds of thousands of square miles. And as they were unveiled around the world, Bing tied every element of the campaign together with an integrated online game that directed fans to each page on the streets. Clues to the page locations were released daily through Facebook, Twitter, and radio. And every day for a month, millions of people gathered to solve the latest clues, guiding them to the exact street locations on Bing search and maps. Risultato, documenting and claiming the pages they found. Che tutto il libro è sfogliabile attraverso le foto degli utenti tramite Bing. Guardate che meraviglia, voi sfogliate tutte le pagine attraverso le foto della posizione fisica del libro. To allow fans to experience his story. Average player engagement on our website was over 11 minutes. Jay-Z's Facebook followers grew by 1 million. And Decoded hit the bestsellers list for 19 straight weeks. Decode Jay-Z's success was covered by every major news outlet, every major cultural influencer. Even other celebrities weighed in. Bing became part of the pop culture conversation. And in only one month, Bing saw an 11.7% increase in visits. Entering the global top 10 most visited sites for the first time. Allora, mi avvio verso la fine. Fammi finire. Mi fa piacere aver visto in questa stanza quelle foto che sono appese di là, per chi non le ha viste. Sono delle foto di persone. Perché l'altro consiglio che vi voglio dare, se non sapete che cosa raccontare oltre voi stessi, è: non parlate del territorio, quello probabilmente presupponete di parlarne tra le righe, parlate delle persone, perché sono le due oltre a voi. Se voi riuscite a parlare delle persone, fate passare quell'aspetto del territorio che già in delle immagini è storytelling. Questa foto già di per sé mi racconta una storia, o ho la presunzione di leggere tra le righe della foto. E mi interessano le persone, ma mi interessa il territorio. Questa foto già di per sé mi racconta una storia e mi fa sorridere. Stamani mi fa piacere la Roberta abbia citato la caramba con lo zio. Vi faccio vedere, ad esempio, quello che è diventato, e con questo chiudo, un caso quando io mi occupavo della campagna della Regione Toscana. Improvvisamente, un video fatto da dei ragazzi che con il cellulare hanno intervistato i loro nonni, vi ripeto, quindi costo zero, fatto con un cellulare così, intervistando i nonni, facendogli raccontare delle cose. È diventato improvvisamente una hit su Facebook, migliaia e migliaia di visualizzazioni, e l'azienda che loro promuovevano, che era un loro agriturismo, ha avuto un boom di prenotazioni da alcuni mercati, tra cui dalla Spagna, infatti il video che vedete è sottotitolato in spagnolo. E non c'è niente di costruito, se non gli anziani che raccontano alcune cose. Ne ho tagliato un minuto, perché il video è molto lungo, comunque se lo volete vedere c'è sempre il link YouTube per vederlo tutto. Guardatelo e poi ne parliamo un attimo. Questa vigna è nata negli anni 60, 65, per opera di mio padre.
coltivatore fin da bambino. È una vigna che prima purtroppo c'erano le viti a prode, chiamate nella zona. Erano noiose perché una, poi c'era molto spazio. Allora si è fatto una bonifica del terreno, si è riunito tutte le viti assieme e si è fatto questa vigna nuova. Ora comincia ad avere la sua età purtroppo. La produzione è buona perché la vite vecchia il vino lo fa meglio, però comincia a essere un po' scadente, anche perché mio padre, avendo 101 anni e 3 mesi, le forze ora noi giovani abbiamo avuto tutti giovani, altri lavori. Lui è 80 anni. Io per esempio ora lo sto facendo per hobby, non è che sia un coltivatore nato. La passione di essere vissuto qui in campagna e il vino purtroppo piace. Purtroppo piace. E quello fatto da noi è già... Ma la botte ci si. Questa vigna io riordasselo, che è stata fatta, madonna buona, 10 anni è morto mio marito, di più. Sì, sarà 30 anni, madonna. Sarà anche di più. Fra piantarle e tutto, si sarà anche di più. Troppo sarà 50 anni, madonna. Porca mia nonna, l'ho fangata, zappata, lasciata, dove ne ho fatto tante cose. Sì, si ramava, si spampanava, si faceva le ferminelle, che l'uva fosse un po' scoperta, faceva il lavoro io. Porca mia nonna, io devo comprare anche un tino là, che non sapevo dove buttarla. Che mi ricordo, poverino, che ho lavorato tanto. Che ho lavorato tanto, qui nelle vigne, poi sapeva campi, là, ma la vendemmia noi si faceva. Quante persone conoscete così, come la Cesira Marabotti? Queste persone stanno scomparendo. Pensate però come, quale esercizio di etnografia sarebbe riuscire come... 50 anni fa, 60 anni fa sono state fatte quelle foto, riuscire a lasciare anche come memoria contemporanea delle porzioni così, che tra l'altro funzionano per la promozione del territorio, funzionano, ed è banalissimo, non è così banale, ma diciamo che ci si può assolutamente lavorare. Vi lascio solo con un messaggio, tutti oggi usano i social network, tutti, alzi la mano chi non ha Facebook. 3. Tutti usano i social network, non conta se li usate oppure no, conta intanto come vi ho detto prima, ma l'unica cosa che voi potete mettere in campo per differenziarvi da quella massa indistinta di pesci che seguono la corrente usando tutti gli stessi strumenti, dicendo tutte le stesse cose, è mettere in campo 3 cose, la cultura del vostro territorio e la vostra creatività. Solo allora riuscirete ad andare voi controcorrente e sicuramente ad avere dei risultati eccezionali. Grazie.